Si sfideranno a suon di panature sfrigolanti, tra olio caldo pronto per la frittura e il profumo dei condimenti sfiziosi che daranno una scusa in più per assaggiare e gustare una quantità maggiore di uno dei prodotti tipici della cucina siciliana, l'arancina o arancino. Sarà infatti proprio la diatriba tra le due denominazioni utilizzate in Sicilia la protagonista della disfida di Caltanissetta, evento organizzato dall'associazione mototuristica Siracusana, Moto Perpetuo Community Moto. Nella cittadina nissena, infatti, domenica 30 ottobre, bikers siciliani si incontreranno per un appuntamento con la gastronomia all'insegna del divertimento. Spesso accade quando ci incontriamo con gli amici palermitani e quando gli amici catanesi incontrano quelli palermitani che spesso ci si prende un po' in giro per le nostre specificità. Quale di queste specificità fa più ridere? Credo personalmente, ed è da lì che nasce l'idea, che proprio una di queste specificità che fa più ridere è questa arancina che addirittura viene fatta in forma completamente diversa, rotonda perché devi ricordare l'arancia, nella Sicilia occidentale. Appunta perché deve ricordare l'Etna nella Sicilia orientale e anche a dire il vero nel messinese. E quindi a questo punto, ecco, partiamo da lì, partiamo da lì, prendiamoci in giro valorizzando quello che noi sappiamo fare, che secondo me è la via giusta per dare un messaggio sempre migliore di questa terra che va valorizzata e valorizzarla parte da noi. Quale sarà l'arancino ufficiale dei biker? Ho detto arancina, oh, non vorrei che fosse un lapsus, magari un arancino il più buono della Sicilia, il più buono dei biker. Ecco, facciamo questa gara assolutamente non competitiva, ridiamoci su, questa è la cosa più importante. E la cosa più importante è il senso un po' di tutta questa manifestazione, che sembra essere goliardicamente un senso di antitesi fra due realtà, ma invece è una sintesi gastronomica della nostra Sicilia e del nostro street food. Un'iniziativa che si inserisce tra le attività dell'associazione. Che è un'associazione sportiva dilettantistica fatta da motociclisti, riconosciuta dal CONI proprio nell'ambito del mototurismo. Quindi noi facciamo moltissimo mototurismo. Mototurismo che decliniamo un po' in tutta l'Italia, ma non solo, anche nei Balcani e nel Nord Africa. Quindi facciamo veramente moltissimi viaggi, sempre alla ricerca di chicche di tipo tendenzialmente culturale e in particolar modo di quei tesori di cui l'Italia è piena e anche l'estero è pieno, che spesso e volentieri vengono un po' tralasciati. Quindi ecco, ci piace un po' andare anche alla ricerca della Sicilia segreta, della Calabria segreta e un po' di tutti questi posti che sono fuori dai normali circuiti turistici.